Domande ai nostri colleghi giornalisti, cominciamo con Fabio Mandato. Mister, squadra che vince si cambia? È una domanda che mi viene fatta spesso, ma la squadra ha un assetto, ha degli equilibri che ormai indipendentemente da chi va in campo sa chi va in campo ciò che deve fare. Ripeto, ho 25-26 giocatori, compresi i ragazzi, che stanno lavorando benissimo, mi danno garanzie. Oggi è la rifinitura è quella che ti schiarisce le idee su alcune situazioni. Quindi mi reputo fortunato di avere 26 giocatori che stanno bene e soprattutto che ognuno nel proprio ruolo sa ciò che deve fare, insomma. Francesco Oliverio, domani si incontrano due delle squadre che hanno fatto meglio dopo la sosta forzata, che partita sarà? Ma sicuramente queste ultime tre gare più delle altre sono partite che vanno affrontate con molto con la testa. Con la testa, lo dicevo la volta scorsa, ogni momento della gara va gestito bene soprattutto sotto il profilo mentale, quindi sono due squadre che, il Pisa è una squadra che vuole ambire ai playoff, l'ha dimostrato in tutto il campionato il suo valore, noi vogliamo assolutamente fare questo miracolo, ci stiamo provando, stiamo davvero andando oltre. Queste tre gare dovremo andare ancora, dovremo fare un qualcosa in più, quindi sarà una gara, per noi ovviamente dovrà essere una gara gestita bene soprattutto dal punto di vista mentale. Pier Giorgio Giorno, mister, guardando la classifica post lockdown, Cosenza-Pisa sarebbe uno scontro al vertice tra due compagini che hanno fatto più punti. Come si affronta questa partita vitale contro la squadra più in forma del campionato? I Lupi sono pronti all'ennesimo miracolo? Ecco, affrontare le gare, lì quella lucidità che abbiamo sempre parlato deve far parte del nostro credo, cioè la lucidità tattica su ciò che si sta lavorando, portare avanti comunque, le certezze devono essere soprattutto tattiche e credo che questa squadra lo sta dimostrando e lo deve comunque continuare a dimostrare, anzi rafforzare partita dopo partita, e quello insomma ti dà la sicurezza, ecco, la sicurezza, le certezze che abbiamo per noi tattiche e tecniche sono fondamentali. E poi è normale, quello che dicevo prima, il profilo mentale è un qualcosa che dobbiamo curarlo, ma lo curiamo in settimana già ogni giorno. Franco Segreto, vincere ma guardare pure i risultati delle altre, l'impresa non dipenderà solo da Cosenza, o no? Noi dobbiamo guardare a noi stessi, il nostro cammino, quindi siamo dietro agli altri, quindi noi dobbiamo, ogni fine gara poi vedremo cosa, è normale, vai a dare un'occhiata, e quindi la volta scorsa i risultati non ci hanno aiutato, però eravamo soddisfatti di aver dato l'anima in campo, è quello che deve fare domani il Cosenza. Antonio Clausi, mister, si discute molto di quanto sia calcio vero questo del post-lockdown. Per lei quanto lo è? E soprattutto, alla luce del rendimento della squadra, culla in cuor suo una riconferma per la prossima stagione a prescindere dalla salvezza? Allora, assolutamente calcio vero. L'unica cosa che manca, i tifosi, soprattutto i nostri. A noi mancano i nostri, manca il loro, la loro forza, perché per noi ci danno tanto, ne parliamo spesso con i ragazzi, immaginiamo se c'erano ogni domenica, ogni partita al nostro fianco, però li sentiamo comunque vicini perché stiamo cercando di farli sentire orgogliosi di noi, è quello che questo gruppo in queste 10 gare ho chiesto. Far sentire la nostra gente orgogliosa, perché magari nell'annata, compreso io, le avevamo tradite le aspettative, quindi in queste 10 gare, ecco, quello che l'obiettivo principale era quello, quindi la differenza per me è calcio vero, lo stanno dimostrando le gare, l'unica cosa è la mancanza dei tifosi, che secondo me nel calcio è il valore aggiunto. Per quanto riguarda il mio lato personale, no, dall'inizio non l'ho messo davanti, anzi per me sin dall'inizio ho detto che più che un'opportunità deve essere è una responsabilità, perché oltre al tecnico, oltre all'allenatore c'è il mio lato umano vuol dire sono un cosentino, e quindi so cosa vuol dire per me questa salvezza. Elisino Sposato, quest'anno il Marulla ha fatto valere pochissimo il fattore campo e abbiamo visto spesso il Cosenza esprimersi meglio in trasferta. Avete analizzato questa anomalia e trovato un rimedio per queste ultime gare che ci attendono?
Ma no, analizzi gara dopo gara, non è assolutamente, analizzi gli errori, analizzi ciò che non va, sotto tutti i punti di vista, quindi non penso che magari i fattori, soprattutto i fattori ambientali, soprattutto adesso che magari ecco, col supporto dei tifosi era tutta un'altra cosa. Quindi non analizziamo il perché in casa o fuori casa, dobbiamo fare sempre la nostra gara con palla e senza palla e cercare, insomma, comunque in queste tre gare di andare oltre a tutto ciò che abbiamo fatto. Francesco De Filippo, mister, il rendimento della squadra è cambiato grazie a una difesa più attenta e ordinata. Sarà quindi confermata la linea difensiva vista con il Pordenone? Ma noi abbiamo, io ho fiducia di tutti i miei difensori, ma soprattutto la fase difensiva parte dai tre attaccanti lì davanti, quindi dalla prima pressione. È un discorso che i ragazzi conoscono e quindi se si difende in 11, si attacca in 11, quindi non vado a guardare determinate cose. Poi in base a chi vado a utilizzare magari dietro nei tre centrali hanno delle caratteristiche ognuno, caratteristiche importanti in base a determinate gare, magari possiamo sfruttare alcune caratteristiche o altre, ma la cosa fondamentale è che stanno tutti sul pezzo, quindi sono tutti là a voler dare il loro contributo. Pippo Gatto, partita dura, ospite ostico, D'Angelo gioca spesso con il 3-5-2, con il trequartista dietro le punte, il Cosenza ha sofferto questo atteggiamento per via della lentezza ai centrali di difesa, cambierà qualcosa? Sì, il Pisa ha variato, nell'annata ha fatto il 4-3-1-2 col trequartista, il 3-5-2 l'ha fatto in queste ultime gare, fatto, la scorsa no, le altre gare ha fatto 3-5-2, quindi può fare tutti e due i moduli, conosco molto bene loro come caratteristiche, hanno un allenatore preparatissimo, gli dà soprattutto una serenità mentale eccezionale, quindi sappiamo che andiamo a incontrare una squadra forte, una squadra che in questo momento secondo me è la partita più difficile, quindi sappiamo le loro forze, conosciamo molto le nostre forze, e dovremo insomma battagliare domani. In ultimo Fabio Di Ippolito, mister, in queste ultime tre finali, secondo lei quali caratteristiche tecniche, tattiche, fisiche e soprattutto psicologiche deve inculcare alla squadra per raggiungere l'obiettivo finale, cioè la permanenza in Serie B? Per quanto riguarda il lavoro tecnico, tattico e fisico, è un lavoro che si fa durante la settimana e anche lì durante la settimana andiamo sotto il profilo mentale. Per me è importante in queste date, sono tre finali per noi, lo sono dalla prima partita, lo diciamo, però sono tre finali, adesso è il momento dove bisogna, insomma, bisogna stringere, quindi il lato mentale è quello fondamentale. Grazie mister e forza lupi. Forza Lupi sempre, grazie a voi.